No, io dico, insomma, quello che è successo ieri è una cosa inaccettabile per la città, perché non è possibile che per una partita ci sia la città che sia oggetto di violenze che sono fatte da poche persone che però mettono a rischio, no, l'incolumità dei cittadini, le attività commerciali, ma anche i tanti turisti che erano in città. È veramente incredibile la differenza di quello che è successo fuori dallo stadio e il comportamento poi all'interno dello stadio. Cioè, lo stadio è stata una partita tranquilla, con tantissime famiglie, spettatori, una gioia per tutti, anche perché il risultato sportivo è stato favorevole per il Napoli. E poi dopo, fuori dallo stadio, invece, ci sono stati scontri che sono stati generati da frange di tifosi appartenenti all'Eintracht e anche ai napoletani, che sono completamente isolati da quella che è la vita sportiva. Molti di questi hanno il Daspo, quindi non vanno neanche allo stadio, quindi non hanno nessun interesse ad andare allo stadio. Questa è una violenza che è associata allo sport, ma è una violenza fine a se stessa. Perché lo sport è sport e il tifo deve essere assolutamente un tifo sano, perché allo stadio ci vanno famiglie, ci vanno bambini, ci vanno adolescenti ai quali non bisogna assolutamente far fare un giro di passo di cocaina, né di fumare la marijuana, né di far vedere un'arma, né di far vedere che in fondo il Napoli siamo noi, perché questo è il leitmotiv di 300-400 persone. Probabilmente ieri erano fuori, come cani sciolti, appresso alle forze dell'ordine, ripeto, e diciamo con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi. Ora, io ieri ho visto uno stadio inglese, cioè l'Inghilterra è l'unica nazione dove un primo ministro, e qui mi dispiace per la politica italiana, perché la politica italiana se n'è sempre lavata le mani, l'unico premier, una donna, guarda caso, io mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso, io sono anni che dico prendete la legge inglese e applicatela negli stadi. Perché voi pretendereste che noi dovremmo investire i nostri soldi nel rifare degli impianti che poi vengono devastati? Ma non ci pensiamo minimamente. Quindi non si tratta di dire adesso arriveranno i campionati nel 2032 per cui partiranno i finanziamenti di 200 milioni a stadio per rifare gli stadi. Ma non ci pensiamo nemmeno, perché se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità, cioè lo stadio deve essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima viene rappresentata e poi viene trasmessa. Ieri avremmo avuto 1 miliardo di viewer nel mondo e io sono fiero di aver dato un'immagine come se fosse il calcio inglese, che è il più remunerato del mondo. Voi tutti, d'altro canto, avete dato conto di come anche nelle ore successive alla partita si siano verificate nell'area di via Chiatamone, di via Dumas, di Piazza della Vittoria, numerosi interventi nel corso dei quali immancabilmente le forze dell'ordine sono riuscite a prevenire un contatto tra la tifoseria italiana e quella tedesca. Questo, diciamo, per restituire un po' un quadro generale e dare conto di come. Ciò che ho detto in premessa, e cioè che l'attività è stata svolta da oltre 1.000 operatori delle forze dell'ordine nel corso di tutta la permanenza dei tifosi tedeschi qui a Napoli. Come rispondo direttamente alla domanda che era stata introdotta poco fa, effettivamente erano state fatte nello stesso momento in cui il sorteggio aveva evidenziato che vi sarebbe stata una partita qui a Napoli. Sono state fatte come sempre moltissime prenotazioni alberghiere su Napoli.
anche nella zona dell'impianto sportivo, questo accade normalmente, molte delle quali però erano state disdette nel momento in cui i tifosi avevano saputo che non era possibile raggiungere l'impianto sportivo, non era possibile acquistare biglietti per i residenti a Francoforte. Sappiamo che il settore ospiti ha una capienza in questo momento effettiva di 2.482 persone, quindi biglietti che è possibile vendere, malgrado il divieto del prefetto riguardasse gli abitanti, i residenti a Francoforte, nessuno ha ritenuto comunque, benché questo fosse possibile, acquistare i biglietti. Tutti gli altri cittadini tedeschi o di qualsiasi altra parte del mondo che fossero sostenitori del Francoforte Eintracht avrebbero potuto acquistare i biglietti e non l'hanno fatto. Quindi sono venuti soltanto tifosi consapevoli, o perché residenti a Francoforte o per la loro scelta di non acquistare comunque il biglietto, consapevoli che allo stadio non sarebbero venuti. Queste persone devono uscire dagli stadi, non hanno il senso dello sport. Mi fermerei qui, poi ovviamente lascio la parola al sindaco, al presidente e poi il questore per la parte, o se vogliamo completare la parte tecnica. Questore prima.